Allora Lorenzo, siamo nell'immediato prepartita della semifinale di Supercoppa. Intanto un'indicazione sull'ambiente, no? È sempre bello giocare questi appuntamenti, vivere queste sensazioni, no, del pre-gara. Beh, certo, penso che queste siano le manifestazioni, i tornei. È chiaro che siamo all'inizio, però sono quelli che a tutti piacciono giocare, l'adrenalina, l'emozione, la voglia di mettersi in gioco. Ci sarà tanta gente, le quattro migliori squadre dell'anno scorso, quindi ci sono tanti fattori che portano ad uno stato di eccitazione molto, molto alto. E è chiaro che anche questo va gestito, però sicuramente penso che questi tipi di manifestazioni, poi soprattutto su 2 giorni, siano quelle più belle da giocare. Allora, la squadra ha appena finito l'ultima rifinitura prima della semifinale contro Trento alle 7 di questa sera, il classico 50-50, Lorenzo. Ma sì, io percentuali sai che ne faccio poche, ne do poche. L'importante è la squadra sta bene, si è preparata bene. Penso che siamo arrivati nelle buone condizioni, o quantomeno nel nostro meglio che c'è in questo momento. Quindi questo è un segnale molto importante, molto positivo. E i ragazzi sono sereni, li ho visti bene anche questa mattina. Quindi sono contento e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi. Un'ultima cosa, al netto del fatto che siamo appunto, come dicevi prima, all'inizio della stagione, un fondamentale, una situazione che può decidere questa semifinale? Ma sai, è chiaro che, come tutti dicono, ormai un po' la pallavolo moderna, la battuta incide molto, e quindi da questo punto di vista possiamo dire la nostra, però non è che bisogna focalizzarsi solo e esclusivamente su un fondamentale, perché le squadre di altissimo livello sanno giocare quando la battuta gli entra, sanno giocare quando la battuta non gli entra, sanno giocare quando le cose vanno benissimo e sanno stare in campo che quando vanno un po' meno bene. Quindi questo deve essere il nostro obiettivo di raggiungere. È chiaro che se i fattori positivi, fattori di forza sono dalla nostra parte, ben vengano. Certo, grazie Lorenzo, in bocca al lupo. A voi, crepi.